Bene, torniamo a parlare del grande appuntamento di questa sera. Stadio esaurito, incasso plurimiliardario per Inter e Roma. Partita che vale almeno mezza Coppa UEFA. Colleghiamoci con San Siro, dove per noi, per Sporttime, dovrebbe esserci Irma D'Alessandro. Vediamo chi c'è in sua compagnia, linea a San Siro per Irma D'Alessandro. Sì, Siria, con me c'è Ezio De Cesari, prestigiosissima firma del Corriere dello Sport. Quindi piove sul bagnato su questa Inter, una squalifica del campo, non si saprà, non si sa dove andrà a giocare l'Inter con la Lazio. Però forse i giochi sono fatti, quindi magari non serve più. Penso che forse il Milan può avere qualche chance di arrivare fino in fondo, visto anche il calendario. L'Inter purtroppo si è giocata l'altro giorno fra polemiche e discussioni perfino esasperate, perché poi abbiamo visto che l'arbitro ha sbagliato, sì, ma non tanto quanto si voleva far credere. E purtroppo è andata male, ma l'Inter il suo campionato secondo me l'ha perduto nel momento in cui il suo acquisto più prezioso e più costoso, Fontana, è scomparso fin dall'inizio, è stato sostituito penso un po' da Iorio, che non ha potuto nemmeno mai giocare, e quando si è visto che questo Bremer, che era uno dei suoi punti di maggior forza, cominciava a perdere i colpi. Proprio la bravura di Trapattoni, io sono un trapattoniano, in mezzo a queste polemiche che stanno coinvolgendo l'allenatore dell'Inter, proprio la bravura, la prudenza, la saggezza, il gioco di Trapattoni, a mio avviso, hanno consentito all'Inter di arrivare perlomeno a questa finale. Secondo te è plausibile comunque stasera vedere un Inter quantomeno nello spirito caricata, anche nelle intenzioni e nelle azioni, come quella che si è vista contro la Sampdoria, oppure sarà un Inter che farà un attimo di calcoli per poi giocarsela al ritorno? Ma io penso che l'Inter debba giocarsela soprattutto stasera, casomai alla Roma che farà dei calcoli nella speranza poi di aggiustare tutto nella partita di ritorno. Però sai, le reazioni a quel che è successo in questi due giorni, la ferita di domenica scorsa è ancora sanguinante, perché vedi dappertutto se ne continua a parlare, quindi bisogna vedere se l'Inter sa reagire come il suo carattere, il suo passato, il suo prestigio pretendono. Notizie sulle due formazioni ve le daremo più tardi al termine di Sport Time nel prossimo collegamento. Intanto vi diciamo che ci sono qui a San Siro 10.000 romanisti, sono impegnati 1.500 poliziotti circa. Nessuna notizia grave di gravi incidenti, il primo treno speciale dei romanisti è arrivato alle 8.15, soltanto delle piccole scaramucce oggi pomeriggio intorno alle 18, all'arrivo dell'ultimo treno alla stazione di Lambrate, il lancio di oggetti, ma comunque la situazione è sotto controllo. Arrivederci più tardi qui da San Siro, per ora è tutto. Grazie a Irma D'Alessandro, come avete sentito appunto dal corso di Sport Time, ci ricollegheremo con San Siro per conoscere le ultime dagli spogliatoi e magari per conoscere appunto le due formazioni.